Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo salvato il capo del villaggio, ovvero Babi. E ora dobbiamo andare a prendere la nostra ricompensa. La nostra ricompensa che è partecipare al Colosseum, finalmente. Ma tu sei Geco? Geco? Sei davvero quel Geco che è stato scelto da Babi? Grande, è proprio lui, è vero, è in persona. Ma è solo un bambino, ma Babi cosa crede che sia il Colosseum, un asilo nido? Mandare in finale uno così è un insulto a tutti quelli che hanno superato le eliminatorie. Vi faccio un culo così? Non vi fidate di Babi? Babi non manderebbe mai uno in finale soltanto per cambiare un piacere. Effettivamente, Babi non avrebbe fatto andare Geco in finale se non fosse all'altezza. Va bene. Aspettavamo proprio te e i tuoi compagni, Geco. Tutti i partecipanti al Colosseum vadano nella sala d'attesa, va bene? Certo. Bene, da questa parte, prego. Ehi, ma quello sta superando! Ma come? Geco accederà alle finali da solo? I guerrieri giunti alle finali dovranno accedere da soli. Ma perché, Geco? Perché è quello più forte. Sono le disposizioni di Babi. E io chi sono? Il figlio della serva! Non accettiamo nessun altro. Bene, Geco, preparati. Beh, a questo punto puoi solo vincere, Geco. So che vorresti partecipare alle finali, Garrett, ma non è possibile. Che palle! Ma è una pazzia! Geco non potrà mai farcela da solo. Ehi! Per vincere, Geco dovrà usare la sua psicoenergia. Beh, Babi sembra molto interessata alla sua psicoenergia. Ma come potrebbe usarla qui? Babi cosa ha detto che dobbiamo fare mentre Geco gareggia? Per voi faremo una piccola eccezione, potrete andare a fare il tifo per lui. Potrete vederlo da molto vicino. È la prima volta che viene fatta una simile concessione, ringraziate Babi per aver dato questa possibilità. È tutto deciso allora, possiamo andare. Geco non può vedere anche i livelli finali? Vuoi apprendere il più possibile sulle finali, vero Geco? Certo. Avanti, si può fare un'altra eccezione, non credi? Non lo so. Beh, credo si possa fare. Non posso credere che Geco possa entrare nel cuore del Colosseum. È la prima volta, ma è caduto prima, come ho già detto. Siamo pronti? Vi farò visitare l'arena, andiamo. Andiamo a dare un'occhiata allora. Qui si svolgono le gare finali. È qui che i guerrieri si sfidano in fantastiche lotte. Beh, in realtà non è così semplice. Vuoi saperne di più? I guerrieri gareggiano per arrivare qui per primi e prendere gli strumenti migliori. Quindi arrivare qui per primi è un vantaggio, ma è difficilissimo. È troppo difficile per Geco, dobbiamo sostenerlo come meglio possiamo. Non vuoi ascoltare la spiegazione? Certo, parla pure. Bene, allora vi spiego tutto dettagliatamente. I guerrieri accedono alle finali senza i propri strumenti. E qua ho fatto un errore, infatti. Io ho detto che devo tenere le bombe di sonno e le bombe fumogene per questo evento. Mi ero dimenticato che ti tolgo gli strumenti, me ne ero completamente dimenticati. Vedi quel punto? Quello è il punto di partenza della prima finale. Dovrai superare vari livelli per poter raggiungere l'arena. Ci sono vari strumenti in giro. Le casse lungo la strada contengono degli strumenti che saranno utili nella lotta. Questa è l'arena, qui finalmente i guerrieri potranno combattere. Si possono ottenere armi anche nell'arena, ma le prime sono le più potenti, quindi se giungi qui per primo sarai avvantaggiato. Gli strumenti ottenuti dovranno essere usati la lotta successiva. Allora, Geco, hai capito le regole? Certo. Come avrai capito, ad ogni livello troverai uno specifico adepto. Adetto, che adepto? Se vuoi spiegazioni sui vari livelli, chiedi agli adetti. Addetti? Non adepti! Geco, sei un finalista, non dimenticarlo. Torna qui dopo aver dato un'occhiata in giro. Ehi, dove ci mettiamo a fare il tifo? Vuoi dare un'occhiata ai livelli ed avere una descrizione? Va bene, decideremo da dove fare il tifo per Geco dopo aver udito le descrizioni. Va bene. Allora, ovviamente, come vi dicevo già l'altra volta, è importante che i nostri compagni
abbiano alcune di queste. Come vedete, nessuno ha nulla. Hanno tolto tutto a tutti. Ci sono rimasti le varie gemme per le psicoenergie. Devo fare solo un piccolo cambio. Tu ottieni crescita, perfetto. Anche se effettivamente anche l'infa non è una cattiva idea però su di noi. Aspetta un attimo, fammi vedere. No, ci abbatterebbe tutte le statistiche, cavolo. Linfa è buono perché ti cura, linfa è buono, cavolo. Vediamo un attimo. Questo è il round 1 della prima finale. Desideri una descrizione di questo livello? Si chiama sfida rocciosa. Non posso passare. I guerrieri devono creare dei gradini da usare per giungere al traguardo. Oh, ma guarda un po', userò quello. In questa prova i guerrieri possono usare soltanto i loro oggetti insieme alla forza e all'ingegno per raggiungere i livelli successivi. Questo è il round 1 della prima finale. Vuoi che uno dei tuoi amici faccia il tifo per te qui? Certo. E mandiamo ovviamente Garrett perché ha sposta. Garrett, fare il tifo per te? Da questa parte, prego. Ciao, buona fortuna. Poi, seconda zona. Questo è il round 2 della finale, della prima finale. Desideri una descrizione? Quest'area è chiamata teoria dei tubi. Vedi quei tubi d'acqua? Formano una specie di bilancia. Chi l'avrebbe mai detto? Quando un lato scende, l'altro sale. Ma va? Davvero? Sapendo questo, dovrei trovare il modo per raggiungere il livello successivo. Questo è il round 2 della prima finale. Chi vuoi mandare? Ovviamente mandiamo Mia perché ha pioggia. Mia, farà il tifo per te? Da questa parte, prego. Ciao, buona fortuna. E infine, anzi, quasi alla fine, ci sono altri due livelli, ma solo uno è importante, questo qui. Desideri una descrizione di questo livello? Questo livello si chiama Ponte Rotto. Scegli il momento più adatto per attraversare il ponte e passare al prossimo livello. Oh, sono caduto. Se calcoli male il tempo cadrai e ciò ti farà perdere tempo. Aiuto. Questo era un 3 della prima finale. Vuoi che un tuo amico faccia il tifo per te? Ovviamente. Abbiamo passato un digin di terra a Ivan perché apprendesse crescita. Ivan, farà il tifo per te? Da questa parte, prego. Buona fortuna, Geco. E in teoria qua nell'ultimo non c'è nulla. Questo è round 4. E come vedete, che nulla. Questo livello si chiama attraversamento dei tronchi. L'ostacolo di questo livello è quel grande serbatoio d'acqua. Se riesci a far attraversare tutto in una volta, non dovrai prestarvi molta attenzione. Insomma, se non vuoi prendere quella cesta, vai tranquillo. Ma per raggiungere la cassa del tesoro dovrai calcolare bene le tue mosse. Questo è il round 4 della prima finale. Bene, fai del tuo meglio. Come avete visto, questo è il meno importante. Tutti i nostri compagni sono stati posizionati. Noi direi che siamo belli che carichi. Non so se ci conviene se tappare i nostri digin di fuoco per poi attirare subito un attacco. Però se li lasciamo attivi abbiamo già le statistiche aumentate. Va bene, per questo giro al primo non ho nessun dubbio che vinceremo in realtà. Geco, hai dato un'occhiata? Bene, allora ritorniamo. Preparatevi, guerrieri, le finali stanno per iniziare. E quel ragazzino che ci fa qui? Sono il secondo favorito per la vittoria, mi chiamo Azart. Sei tu quello che Babi ha scelto per le finali? Non perderò di certo contro qualcuno che non ha neppure superato le eliminatorie. E invece pensa che schifo dovresti fare se perdessi. Sono Morgan e sono dato per favorito. Ricordate quello che vi dico, vincerò io le finali. No. Tu? Tu chi sei? Ah, sei Geco. Avevo chiuso gli occhi per concentrarmi sulla lotta. Mi chiamo Satrage, sono il quarto favorito per la vittoria. Io sono una vampa di Gondwan, il settimo favorito per la vittoria. Quello lì al muro è l'ultimo, allora? Tu sei il guerriero selezionato da Babi? Quello di cui parlano tutti? Dicevano che eri un guerriero possente e nervoruto, ma non è vero. Tu? Sono Buford, il sesto favorito. I guerrieri che hanno superato gli eliminatori sono tutti potentissimi. C'è un grande equilibrio tra i guerrieri, tutti potrebbero vincere. Almeno... Oh, cavolo, volevo finire di parlare, aspetta, no. Scusami, volevo finire di parlare. Ehi, m'hai spaventato!
Sono così nervoso. Come mi chiamo? Galahad. E sono dato come terzo favorito. Wow, addirittura. Non vedo l'ora di iniziare. Decca, devo vincere le finali. Decca, Decca. Qualsiasi cosa tu gli chieda, non ti risponderà. Sta tentando di concentrarsi per la lotta. Non è facile vincere le finali. Vabbè, oh, almeno qualcuno ci tratta comunque in modo abbastanza normale. C'è chi ci tratta da stronzi e chi ci tratta comunque come guerrieri loro pari. Sei pronto? Certo. Ehi, siamo stufi di aspettare. Fate iniziare le finali. Sono d'accordo, iniziamo la buona volta. Sì, vedrai. Noi siamo qui per vincere le finali. Ehi, che succede? Iniziamo, su. Ma che poi, scusami, fino a che non c'eravamo noi, erano in sette. Come cacchio era strutturata questa zona? Cioè, i primi tre combattono tra di loro e poi i quelli quattro sotto combattono tra di loro? Perché sennò è dispari, è stupida come cosa. È ovvio che a combattere in più di due, poi qualcuno si coalizza, no? Almeno così sono 2-2-2-2-2. Ha più senso così, io la vedo. Bene, guerrieri, ora inizieremo le finali. Io sono l'ultimo, vero? Ovviamente. E sono quello con meno armatura. Pausa, aiuto! Allora, ovviamente mettiamo questo. Garrett, dai una manina, letteralmente. La gara sta per iniziare, i vostri posti. Tu, crescita. Allora, questo è quello meno importante di tutti. Ma già che ci siamo, via. La gara sta per iniziare. Appunto. Mia, aiuta anche tu con pioggia. Ma nessuno vede che qualcuno sta imbrogliando. Ovviamente superiamo già il tronco. Vai, Geco! Prendiamo questa cesta, anche se non ci serve granché. Questo è già a posto. Andiamo avanti. Grazie anche a te, Ivan. Ecco qua. Una goccia d'olio, niente di utile. E infine i tronchi. Buono il tronchi. Non lo mangio da un sacco. Ecco qua. Dobbiamo già guadagnare tempo mettendoci nelle posizioni giuste. Ecco qua. Vai, 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 vai. Un'altra noce. In teoria siamo già avvantaggiati, quindi non ho problemi a pensare che vinceremo. Aspettiamo il nostro avversario. Quanto ci metti? Sta andando anche lui a prendere l'oggetto, ovviamente, però è interessante che nonostante tu non li veda, puoi intuire cosa sta facendo dalla mappina. Bravo, hai preso i guanti, complimenti. Combattiamo! Hazard, ottimo. Dunque, Hazard. No, ho sbagliato. Cosa possiamo fare? Aumentiamo già l'attacco, dai. 45. Ok. Poi aumentiamo la difesa. 19, un po' poco. Delusione. What the? Mi spiace. In realtà questa tattica è veramente stupida. Usare i Digin ti porta in netto svantaggio. Però l'abbiamo anche paralizzato. Meteor. Dai, lo usiamo solo per il primo. Per il primo turno. Non useremo più i Digin. Tranne quello di terra, probabilmente. Vittoria! Cazzo, sono stato sconfitto. Ho visto che hai superato la prima gara. Vincere la prima gara della finale senza aver fatto le eliminatorie è davvero superfacente. Dovevo immaginarlo, avendoti scelto direttamente da Babi. Ora possiamo dare un'occhiata alla prossima serie di livelli. Andiamo allora. La cosa intelligente forse è lasciarli già disattivi
usare subito l'evocazione e poi farli ricaricare. Non lo so, forse è meglio anche non usarli, sai? Come vi ho già spiegato, ogni livello ha il suo addetto. Chiedi agli addetti per avere descrizioni di ogni singolo livello. Geco, la prima lotta è stata eccezionale. Quando hai finito di guardarti attorno, fammelo sapere. Allora, perfetto, ho fatto una corsetta e si sono riattivati tutti. Vorrei vedere se riesco a fare una cosa. Non sono sicuro che con 6 riesci a farla, aspetta, fammi vedere. Ah! Siamo già dei ninja. Perfetto, è esattamente quello che speravo. Però, shuriken, balzo letale. Cavolo, non sono sicuro se diventare già ninja o aspettare. Se facciamo così, anche Garrett diventa un ninja però. Il problema è che Ivan è diventato un veggente. Questo era un turno della seconda finale. Descrizione: questo livello è chiamato mini labirinto. Sembra molto facile. Le regole sono semplici: attraversare al più presto il labirinto, che è una cagata, cioè nel senso... Ma dovrei essere rapido, preciso nei movimenti per vincere. Questo era un turno della seconda finale. Vuoi che un tuo amico faccia il tifo per te? Sì, e ancora Garrett. Garrett farà il tifo per te? Da questa parte allora. Buona fortuna. Poi, il prossimo. Questo è il round 2 della seconda finale. Desideri una descrizione? Questo livello è piano in movimento. Cerca di saltare da un piano mobile all'altro. Ovviamente qua non c'è nulla da fare. Se non calcoli bene i tuoi salti perderai tempo prezioso. Ovviamente. Questo è il round 2 della seconda finale. No, grazie. Poi, questo qui. Questo è il round 3 della seconda finale. Desideri una descrizione? Qua, ovviamente, è da ghiacciare. Questo è il livello dei tronchi rotanti. Usa i tronchi per attraversare l'acqua, giunge dall'altra parte. Oh no, non so cosa fare. Raggiungi la riva apposta per poter passare al livello successivo. Questo è il round 3 della seconda finale. Vuoi un tuo amico? Certo. Ovviamente mettiamo di nuovo Mia con il ghiaccio. Buona fortuna. Ed infine questo dovrebbe essere l'ultimo. No, ce n'è ancora uno, round 4. Ah, è ancora la crescita, ma qui non credo ci sia modo di aiutarci, vero? Questo livello si chiama semplicemente parete. Molto più semplice, no? Scala il muro per primo, fatti coraggio e salta giù. Cerca la posizione migliore in cui puoi lasciarti cadere rapidamente, che è quello nel centro. Questo è il round 4 della seconda finale. No. Parentesi, aspetta, già che ci sono. Attacca con la forza del vento. Wow, non mi ricordavo che questo fosse utilizzabile. Comunque, questo lo mettiamo sulla R. Ecco qua. Ed infine, l'ultimo. Questo è il round 5 della seconda finale. Desideri una descrizione? Questo livello si chiama passeggiata di tronchi. I tronchi bloccano il cammino. Facendo ruotare i tronchi dovrai liberarti il sentiero per passare al livello successivo. Questo round 5 della seconda finale. Vuoi che un tuo amico faccia il tifo? Ovviamente Ivan, con forza. Buona fortuna. E ora noi possiamo tornare indietro. Usciamo e andiamo alla seconda finale. Vediamo quali dei guerrieri sono rimasti fino ad ora. Ah no, subito? Non ce li fa vedere? Pausa aiuto. Ovviamente quella... più pratica. Ecco qua. La gara sta per iniziare. Poi tu, dove sei? Forza. Kaboom. La gara sta per avere inizio. Io cosa devo fare? Questo, facile. Cic 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 cic. La gara sta per avere inizio. Ai vostri posti. Ok, secondo gioco. Stavolta iniziamo da destra. Ecco qua. Ecco fatto. Tac, tac. Aspetta. Vai, 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 vai. Tac, tac. Già che siamo qui. Ok, una noce che fa sempre comodo. Dai, 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 torna indietro. Perfetto. Ecco qui. Grazie mia. Quello non so cosa sia, ma... per guadagnare tempo lo lasciamo lì. Ecco qua. Tac. Grazie anche Ivan. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un'altra noce.
Eccoci qua. Arrivati prima del nostro avversario e prendiamo la cotta di maglia. Quanto ci vuole? Vabbè, aspettiamo. Wow, quanta lentezza però, eh. Ce la possiamo fare, dai, 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 dai. Su, su. Dai, dai che ci sei, dai che ti ho visto il verde dell'armatura, eccolo lì. Oh, hai preso la canottiera, complimenti. Bene, combattiamo. Sontos Atrage. Io non mi ricordo quanto danno faccia questo, ma sono abbastanza sicuro che faccia male. Quindi, alzo letale. What up, pam! 129 e l'abbiamo paralizzato. Minchia che culo. Balzo letale. Dai, ancora uno. Mamma mia, averlo paralizzato alla prima è stato di un culo. Ancora uno, ancora uno. Non ti curare, non ti curare. Non t'azzardare a curarti. Ah, si cura. No, non si è curato, non si è curato. Aspetta. Ok, forse dovremmo riuscire ad ucciderlo con questo. Perfetto. Hai vinto. Sei riuscito a vincere entrambe le lotte. È incredibile, Jacob. Se vinci anche la prossima diventi il campione. Una fantastica prestazione proprio come Babi si aspettava. Ti sottovalutavamo. Ora vi porterò al prossimo gruppo di livelli, che è anche l'ultimo. Dai. Vediamo com'è l'ultima gara. Forza.